Bene, siamo quasi arrivati alla fine del nostro incontro. I temi da trattare sono moltissimi. Ringrazio ancora una volta sia la Ministra che Anna Rossomando per l'acutezza con cui hanno centrato alcuni temi. Voglio dire che per quanto riguarda l'Europa noi forse arricchiremo molto, diciamo, questa voce, perché stiamo facendo delle ricerche, quindi, come dire, il portale è un work in progress per consentire appunto agli studiosi, agli studenti, ai curiosi, a varie fasce di persone interessate di poter approfondire e arricchire a loro volta questo portale. Chiamo l'onorevole Andrea De Maria, che è, diciamo, la sua concittadina, insomma la sua conterranea. Mi pare giusto che illustri anche bene. Lei però è di Reggio, tu sei di Bologna. Ci siamo quasi. Però è stata eletta a Bologna molte però volte. Però è stata eletta a Bologna. Beh, quante volte? Una volta? È stata eletta a Bologna, sì. Ah, una volta. Sì, buon pomeriggio a tutti, anch'io sono contento molto di essere qua e ringrazio per l'invito, ringrazio la Fondazione Gramsci, la Fondazione Iotti, e permettetemi di fare un saluto e un ringraziamento particolare a Livia Turco, per, non solo per essere qua, ma per il lavoro che sta facendo la guida della Fondazione Iotti, che è veramente molto prezioso. L'onore di essere sempre coinvolto, insomma, nelle attività che svolge, che sono davvero di grande valore. Mi piace questa idea dell'eredità, ecco, ne ha già parlato Anna ora. Io penso che noi possiamo dare solidità alla nostra democrazia anche costruendo una narrazione della democrazia italiana, ecco, diciamo, cioè costruendo un materiale di conoscenza, di approfondimento, certamente rivolto in particolare alle giovani generazioni, che mette in campo gli aspetti migliori della storia della nostra Repubblica, della nostra democrazia, ecco, mette in campo le personalità migliori, le mette in campo anche con una volontà di ricerca, di approfondimento, di studio, di conoscenza, e anche appunto usando strumenti come sono i siti e così via. E questo penso quindi che sia un lavoro molto meritorio e, insomma, molto importante che sia stato messo in campo. Certamente, parlando di Nilde Iotti, è giusto, insomma, che venga presentato anche qui alla Camera. Rispetto a quello che è stato detto finora, anche pensando a una personalità come Nilde Iotti, a me vengono in mente sostanzialmente quattro questioni, ma davvero voglio dire molto brevemente, quattro grandi temi, insomma. Il primo è proprio questo della democrazia. Certamente Nilde Iotti è stata una grande protagonista nella costruzione della democrazia italiana, una protagonista della democrazia italiana, è un pezzo di storia della democrazia italiana, e nella sua biografia c'è tanto della storia dell'Italia repubblicana. C'è nella scelta della resistenza, e quindi io penso in un nesso indissolubile fra resistenza, Costituzione e democrazia per quanto riguarda il nostro Paese. Questo credo sia un punto di grandissima attualità, assolutamente lo è oggi se pensiamo a eventi anche recenti, cioè nell'antifascismo, nella resistenza e poi nell'incontro delle grandi forze politiche antifasciste sul terreno della Costituzione, che c'è, diciamo, la radice più forte e, se vogliamo, assolutamente attuale della nostra democrazia. E qui è stato ricordato, lei è stata una grande protagonista della nostra storia democratica ed è stata anche una protagonista con una forte capacità di promuovere il rinnovamento della nostra democrazia, ecco, anche di mettere in campo battaglie politiche non sempre condivise sul piano di una capacità di rinnovamento delle istituzioni democratiche. Il secondo tema certamente è quello della differenza di genere, del ruolo della lotta delle donne prima per l'emancipazione e poi per il pieno riconoscimento della parità dei diritti, del valore della differenza di genere rispetto alla storia della democrazia italiana. Questo è certamente un pezzo fondamentale della sua biografia, lo è, diciamo, nel fatto così straordinario di essere stata la prima donna Presidente della Camera e prima donna appunto che ha ricoperto una delle massime cariche dello Stato. In generale, diciamo, la sua vita è stata dedicata moltissimo alla lotta alle donne, alla rappresentanza del pensiero femminile, alla cultura della differenza di genere. Penso che oggi questo elemento sia sempre di più un elemento fondante della nostra istituzione, del nostro sistema politico, e per me anche un elemento fondante dell'identità del Partito Democratico. Cioè, per me la differenza di genere, il pensiero a differenza di genere deve essere deve essere insomma un punto determinante della stessa identità del partito a cui anch'io sono iscritto, in cui anche Nilde Iotti si è iscritta.
Nel mio piccolo anch'io sono stato iscritto anche al PC, diciamo, a 16 anni all'inizio della mia attività politica, ovviamente con ruoli minori di quelli di Nilde Iotti, sono anche meno noto di Nilde Iotti nella biografia del Partito Comunista, diciamo, però detto questo, c'è anche, credo che Nilde Iotti ci parla anche di questa storia, insomma, la storia della sinistra italiana, anche della storia del Partito Comunista italiano, ecco, di cui forse noi oggi potremmo discutere con qualche timidezza in meno, ecco, nel senso che i comunisti italiani sono stati indissolubilmente legati alla storia della democrazia italiana, insomma, senza il PC non ci sarebbe stato questo modello di democrazia, non sarebbe stata questo tipo di lotta di liberazione, questa carta costituzionale, insomma, anche questo assetto democratico. Ovviamente noi abbiamo avuto, dico noi, anch'io penso di stare in quella storia, la contraddizione del rapporto con l'Unione Sovietica che si è risolto nel tempo, no? Quindi di un rapporto certamente con un regime autoritario, ma questo non cambia secondo me, diciamo, perché la storia è sempre piena di contraddizioni, forse di contraddizioni per tutti, no? Però non cambia il ruolo, esattamente così. E poi se si parla appunto di Nilde Iotti si parla anche di Palmiro Togliatti. In tanti aspetti, per esempio anche il prezzo che ha pagato Nilde Iotti sul piano umano per la sua storia d'amore con Togliatti, anche dentro lo stesso Partito Comunista per come era in quella fase storica, certamente si parla di anche di una grandissima personalità come Togliatti, che io ritengo sia davvero uno dei grandi padri della democrazia italiana, insomma, a cui la democrazia italiana deve tantissimo, e poi si parla di Nilde Iotti dentro il gruppo dirigente del PC di Berlinguer, come una delle principali esponenti di quel gruppo dirigente, che è quello appunto che poi per esempio ha risolto il tema del rapporto fra il Partito Comunista e l'Unione Sovietica, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. E qui si parla di Nilde Iotti, c'è anche questo pezzo di storia, ecco, che io penso dobbiamo avere ben presente, di cui io personalmente sono anche molto orgoglioso, ecco, devo dire la verità, rimane per me un tratto identitario anche personale assolutamente indispensabile, ecco, diciamo così, anche per motivare l'impegno politico, situazioni a volte anche difficili. Ecco. Infine c'è il legame con Bologna, con l'Emilia Romagna, tu dicevi una volta sola, avevo capito che mi ricordavo due, ma posso sbagliare io, perché non... Sì, allora non è che... No, l'elezione di Nilde... Parlo nei collegio della Camera, sì, dove veniva eletto, capito, insomma, diciamo, le preferenze... Cioè, come ci ha ricordato, se c'è Frasca Polare ancora qui in aula, le sue candidature sono sempre state faticate all'interno del... Anzi, è stato, diciamo... Nemo profeta in patria. È stato anche... Sì, a volte è stata anche spostata da Reggio Emilia, diciamo, ecco, da quello che si diceva nel PC, ecco. Di quello che ci raccontavano da ragazzi, diciamo così. E io adesso ho avuto magari tantissime occasioni, Livia era un'amica personale, insomma, però per esempio io ho tante storie di compagni che raccontavano le visite di Nilde Iotti a Bologna, sì, anche dove andava a comprare, sì, i vestiti, ecco. Sì. Diciamo che era una persona che ha lasciato, sì, nella memoria, diciamo, del comunismo bolognese, se parliamo di questo pezzo della mia biografia, ha lasciato tanto, insomma. Certamente il legame con l'Emilia Romagna era fortissimo, certo, di una dirigente che molto presto è diventata una dirigente nazionale, quindi sostanzialmente viveva a Roma, però il legame con la sua regione era molto forte. Io penso che anche una certa idea della politica, una certa idea delle istituzioni, una certa idea anche della sinistra, anche la sua essere una figura, insomma, molto attenta anche al rinnovamento, non a caso ha sostenuto con forza la svolta dal PC al PDS, ecco, anche questo l'ho visto nel filmato, credo fosse legato anche alla sua appartenenza, insomma, a questa terra, che è appunto una terra di riformismo, una terra di sinistra di governo e anche di una sinistra particolare per questa ragione, ecco, anche in questo caso con le sue contraddizioni, ma anche, insomma, con i suoi punti di forza. Io ho anche parlato anche troppo, anche perché penso debba concludere Livia, e davvero sono felice di essere qui, anche io, insomma, sono immagini che per chi, insomma, certi ideali e una certa storia fanno prima di tutto emozionano, ecco, grazie.